Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi Antonella Intranò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera, buonasera. E diamo il benvenuto al nostro immancabile Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, ben trovato. Buonasera a tutti voi, grazie, grazie per avermi permesso, avermi chiesto di essere qui con voi, per me è un piacere. Grazie a te, perché sappiamo che questo è un periodo un po' particolare, molto pieno, molto impegnato, per cui trovare il tempo per noi, insomma, è grande cosa. Bene, io in attesa che arrivi anche Marco Grilli, il portavoce di Alternativa per il Friuli Venezia Giulia, ripasso la linea a Rosario Moreno per i saluti al network di Radio Saiuz e poi torniamo in diretta con Aaron Pettinari. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera, ciao Aaron, ciao. Benissimo. No, no, ti volevo salutare bene, come mi piace Bene. salutare. Scherzo a parte, volevo ricordare a tutti i nostri amici due cose fondamentali: la chat sul sito radioscience.it, dove possono scriverci e interagire con noi, poi i numeri di telefono, che è lo 0422 1626 622, per poter intervenire in diretta. E oppure mandarci un SMS o un messaggio con WhatsApp al 393 78 80 195, 393 78 80 195. Non l'avevo detto bene. Ricordo che, come tutte le nostre trasmissioni live, anche questa va a reti unificate con Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Issa da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana, tutte le web radio del network. In più la web TV, sulla web TV trasmettiamo anche su live stream e su YouTube, oltre ai due canali standard di Radio Science, comunque che trovate sempre sul sito radioscience.it. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea, come si dice anche la palla in senso, insomma, parlando di sport, di calcio, no? Vai. Grazie, grazie Rosario. E torniamo qui in diretta con Aaron Pettinari. Aaron, gli argomenti questa sera di sicuro non mancano. Innanzitutto cominciamo col dire che questa è un'edizione speciale, un'edizione straordinaria di Spazio Aperto, dedicata ad informare tutti voi ascoltatori su quelli che sono stati i 3 giorni di commemorazione a Palermo, per ricordare la strage di Via D'Amelio, che ha visto la morte di Paolo Borsellino e di tutta la sua scorta. Inoltre, c'è anche Aaron da commentare la sentenza che riguarda invece il processo per la strage di Capaci bis, per intenderci, e la sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta. È stata come dire, una sentenza che ha chiarito sicuramente la modalità che ha permesso purtroppo la realizzazione della strage, ma non quei lati oscuri che poi sono i più importanti e che riguardano le cosiddette cointeressenze, come diceva lo stesso Giovanni Falcone, cioè quei mandanti esterni a Cosa Nostra. Ancora non è stata fatta chiarezza in merito, ma ci arriveremo a breve. Intanto, Aaron, partiamo da quelli che sono stati i 3 giorni vissuti a Palermo assieme, visto che siamo stati anche noi lì. Il vostro è stato sicuramente un impegno più largo, più profuso, a tempo pieno si può dire, con la conferenza che si è tenuta il lunedì, una conferenza che ha visto la partecipazione di Giorgio Bongiovanni, naturalmente il direttore di antimafia2000.com, Lorenzo Baldo, il vice direttore, Salvatore Borsellino, naturalmente, Antonio Ingroia e Giuseppe Bianco, corretto Aaron, Giuseppe Lo Bianco. Lo Bianco, e l'altra giornalista di cui in questo momento purtroppo mi sfugge il Stefania nome, Limiti. Stefania Limiti, perfetto. Purtroppo il caldo gioca brutti scherzi. E si è tenuto appunto presso la facoltà di giurisprudenza ed è stata una conferenza molto sentita quest'anno. Ecco, magari non ha visto una larga partecipazione, ma sicuramente da un punto di vista intellettuale e anche morale la partecipazione era estremamente sentita. Le tue impressioni, Aaron, quali sono state? Ma sicuramente il dato che hai trasmesso, ovvero che
in parte è mancata Palermo, se si vuole, alle manifestazioni. La grande assente è stata Palermo, se si vuole, dalle manifestazioni del 19 luglio. C'erano tanti cittadini provenienti da più parti d'Italia, ma nell'arco, diciamo, dell'intera giornata forse è mancata la città. Non so dire se questo è stato comunque via D'Amelio alle 16:58, l'ora dello scoppio dell'autobomba, l'esplosione, sì. Era colma di gente comunque. Diciamo che forse seguire tanti eventi nell'arco dei 3 giorni, non so quanti insomma, magari abbiano avuto la possibilità di farlo, potuto partecipare, magari si sono frazionati. Possiamo anche mettere non si trattava comunque di giorni lavorativi all'interno sì. della settimana. Ripeto, via D'Amelio comunque era piena il giorno del 19 luglio, cioè comunque c'è stata partecipazione nel momento esatto della commemorazione ed anche la sera. C'erano tanti eventi nella città. Sicuramente bisogna fare una riflessione, comunque lo stesso è stata fatta nel giorno del 18 luglio, la sera del 18 luglio, comunque su come anno dopo anno si sta, diciamo, evidenziando un po', se si vuole, forse anche gli scandali all'interno dell'antimafia dell'ultimo anno possono aver contribuito a portare un po' di stanchezza in questa città, se vogliamo. Al tempo stesso mi viene da dire, appunto, magari ognuno ha un modo di commemorare che è proprio personale. Certo, al tempo stesso io credo che si possa essere abbastanza soddisfatti comunque di quello che c'è stato, perché sono state dette delle cose importanti, ci sono state testimonianze importanti. Penso al fatto che il 19 luglio, per esempio, è stata data voce ai sopravvissuti, quest'anno è stata data voce a quei agenti della scorta che loro malgrado di fatto, e che spesso non vengono ricordati, invece è giusto ricordarli, che sono sopravvissuti alle stragi e hanno visto morire i propri compagni, e loro invece sono rimasti in vita. Penso a Giuseppe Costanza, penso a Giovanni Paparcuri, penso a Antonino Bullo, ce ne sono altri dei sopravvissuti come Angelo Corvo, Gaspare Cervello, che non erano presenti, ma comunque sono stati ricordati in un momento particolare, per esempio con la lettura, la recitazione di Annalisa Inzardà di questo testo dedicato proprio alle scorte, dove si rende memoria a chi oggi non c'è più, ma si rende onore anche a chi è sopravvissuto e che da quel momento in poi ha visto comunque in qualche modo cambiare la propria vita. Un altro dato che è emerso sicuramente è stata la grande partecipazione delle associazioni, che ormai sono sempre più numerose. Ricordiamo Scorta Civica, per esempio, diversi erano i suoi rappresentanti delle forze, dei sindacati, delle forze dell'ordine, nella fattispecie quello della polizia. Insomma, la partecipazione e la vicinanza, soprattutto, ripeto, morale, non è venuta meno. Certo, da un punto di vista numerico avrà senz'altro influito il discorso che si trattava di giorni lavorativi, ma il timore, Aaron, è che magari si sia un po' persa la percezione della influenza delle mafie nella vita quotidiana. Probabilmente siamo giunti ad un processo quasi di normalizzazione, quindi di accettazione di questa logica mafiosa nella quotidianità? Questo è possibile, nel senso che ormai assistiamo continuamente comunque a una rete di informazione che si è comunque assefatta o appiattita nel dare questo immaginario collettivo di una mafia che è all'angolo e di uno Stato che è vincente. Al momento la mafia non è assolutamente all'angolo, non è stata sconfitta ancora, e penso che operazioni come quelle portate avanti a Reggio Calabria, l'operazione Mamma Santissima, dove vengono evidenziati rapporti fortissimi
all'interno delle nostre istituzioni, quindi soggetti dell'Ndrangheta vicini a uomini delle istituzioni all'interno del Parlamento che volevano addirittura infiltrare proprio il Parlamento, così come aveva fatto in passato Cosa Nostra. Addirittura si parla in quell'operazione di un'intenzione di Ndrangheta e Cosa Nostra di unirsi in una, in un'altra cosa praticamente, in un'altra organizzazione criminale ancora. Quindi diciamo che viene dimostrato ancora una volta di più come le mafie siano in realtà collegate tra loro in un unico grande sistema criminale integrato, che è un po' quello che hanno sempre sostenuto magistrati come Giuseppe Lombardo, Nino Di Matteo, in passato anche altri magistrati, Roberto Scarpinato. Ricordo la prima indagine dei sistemi criminali che fu archiviata. Vedeva già questi legami tra le mafie e soggetti istituzionali e soggetti della massoneria, e adesso questi legami vengono evidenziati in queste nuove indagini e vengono portati alla luce. Parlavamo di grandi assenti. Palermo, la sua popolazione effettivamente ha disertato questi appuntamenti, ma un altro grande assente, purtroppo, e sottolineo, è stato proprio Nino Di Matteo. Tutti noi attendevamo di poterlo ascoltare, di poterci anche, qualora ce ne fosse stata la possibilità, confrontarsi con lui, non nel merito delle indagini naturalmente, perché ben sappiamo che non è opportuno e non è possibile che questo avvenga, ma perlomeno confrontarsi sulle logiche, sulle dinamiche che hanno consentito e che consentono ai sistemi criminali integrati comunque di essere saldamente presenti sul territorio e nella nostra economia, nella finanza. Ormai lo abbiamo detto tante volte che hanno cambiato completamente faccia, aspetto, non è più Coppola e Lupara, ma colletti bianchi, come sono diventati ormai commercialisti, professionisti, insomma, di ogni genere. Purtroppo non c'è stata data la possibilità di ascoltare la voce di chi quotidianamente affronta sul campo, sul terreno e sul territorio Cosa Nostra e tutte le altre organizzazioni criminali. Come possiamo giustificare o comunque sopperire, Aaron? È stata una grave mancanza quella di Nino Di Matteo, non voluta da lui naturalmente, ma dal divieto sostanziale che Lovoia ha imposto. Siamo arrivati al punto in cui non è più nemmeno possibile parlare non dei fatti, ma quantomeno delle logiche. Vogliamo pensare che si vuole tenere ancora di più all'oscuro la cittadinanza su quello che accade nei territori maggiormente colpiti, vale a dire su tutto il territorio nazionale? È un grave pericolo questo per la nostra democrazia, credo. Allora, su questo devo fare un inciso, nel senso che nessuno ha vietato ai magistrati di essere presenti alle commemorazioni del 19 luglio, né tantomeno di intervenire o di essere appunto presenti in qualche maniera. Non c'è stato un diktat in questo senso. C'è stata nei giorni precedenti una circolare trasmessa al procuratore capo Francesco Lovoi, dove si cercava di dare delle indicazioni ai propri procuratori aggiunti e quindi a tutti quanti gli altri magistrati della Procura di Palermo, nel dire di evitare di rilasciare dichiarazioni e interviste, soprattutto non per quanto riguarda, diciamo, convegni pubblici, di lasciare interviste previa comunicazione con lo stesso procuratore capo. Quindi il procuratore capo deve essere in ogni modo avvisato di eventuali interviste che vengono rilasciate, anche in modo per capire di quali siano gli argomenti. Adesso, questa circolare si basa su una vecchia circolare del 2006 del CSM, quindi non è niente di nuovo sotto al sole. Casomai è una viene ribadito ancora una volta con forza diciamo la possibilità che, qualora si disattenda questa direttiva circolare, potrebbe esserci un richiamo dal punto di vista disciplinare. Adesso, da questo punto di vista, chiaramente l'operazione messa in atto dal procuratore capo ha
giusto qualche giorno prima del 19 luglio, ha fatto sobbalzare sulla sedia qualche la stampa libera, anche tanti cittadini, facendo quasi individuare anche proprio il fatto, il rischio di un tentativo di bavaglio ai magistrati, rischio che a mio avviso comunque nei fatti ciò è avvenuto, perché comunque è sotto gli occhi di tutti che molti magistrati non hanno parlato e non erano presenti. Detto questo, come hanno detto altri magistrati, comunque non c'è stato l'ordine tassativo di non presenziare, insomma, e non partecipare, tanto che nei giorni scorsi proprio lo stesso Di Matteo è stato ospite a un evento pubblico, che adesso un attimo non mi ricordo, intervistato dal collega Gianluigi Nuzzi e dal collega Paolo Mieli. È stato intervistato sempre a Ponza, all'ottava edizione di Ponza d'Autore, quindi è la dimostrazione che non c'è un'impossibilità totale a parlare, ecco, da questo punto di vista. Chiaramente a rischio e pericolo del singolo magistrato. Per quanto riguarda l'assenza di Matteo, Di Matteo comunque è stato presente alla nostra conferenza grazie all'estratto del documentario, del docufilm Avere Sicilian Justice, e quindi abbiamo potuto sentire le sue parole, le sue considerazioni su diversi aspetti legati alla sua vicenda personale, in particolare quella riguardante la condanna a morte di Salvatore Riina e quindi il progetto di attentato nei suoi confronti. Detto questo, sicuramente un rischio di bavaglio di una magistratura, di una volontà di controllare la magistratura, sicuramente è presente, è evidente. Questo avviene da parte della politica e alcuni, quindi appunto l'indicazione del CSM, alcuni la applicano alla lettera, cercano di applicarla alla lettera. Questo a mio avviso è una cosa sicuramente grave, perché chiaramente non permetterebbe ai cittadini di conoscere tante questioni dal punto di vista generale. Questo l'abbiamo scritto, l'abbiamo ribadito più volte, e sinceramente ci auguriamo, così come è vero che fino a questo momento non ci sono state, in base a queste circolari già del passato, non mai nessun procuratore capo ha avviato provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri magistrati. Sarebbe costretto a farlo, secondo me, a mio avviso, qualora venisse disattesa la normativa, la regola, dal punto di vista se vengono rivelati i segreti istruttori. Ecco, a quel punto è ovvio che sarebbe, siccome un magistrato se rivelasse il segreto istruttorio commetterebbe un illecito, e quindi è giusto e corretto che il procuratore capo faccia dei provvedimenti disciplinari, o comunque segnali la cosa a chi di dovere. Se così non è, credo che sia assolutamente necessario che venga lasciato alla libertà di informare, alla libertà di dare una propria opinione, un proprio parere sullo stato dell'arte della lotta alla mafia, che tanto è importante. Penso al passato, immaginiamo cosa sarebbe successo se non avessimo mai potuto sentire Giovanni Falcone, Paolo Borsellino esprimere le proprie considerazioni sullo stato dell'arte della lotta alla mafia. Oggi non avremo nulla. Aaron, infatti, fermo restando che ci sono naturalmente dei limiti espositivi in rapporto alle attività che vengono prodotte all'interno dei propri uffici, e quindi vale ancora molto di più, soprattutto per la magistratura, ma io ribadisco così una considerazione: quando sono fuori o lontano dagli uffici, io sono un cittadino qualunque, non sono più magistrato,
in questo caso io da cittadino qualunque posso partecipare a qualsiasi conferenza o riunione e parlo da cittadino qualunque. Credo che una differenza debba essere messa in evidenza in questo caso, e quindi diciamo questa circolare, di cui non conosco i contenuti precisi, potrebbe essere diciamo raggirata, almeno io avrei tentato di fare in questo modo, perché fuori dagli uffici io non sono più un dipendente ma sono un libero cittadino, quindi credo che ogni libero cittadino sia personalmente sono assolutamente d'accordo con te, Ugo, e comunque credo che riguardi poi dopo la coscienza di ogni singolo, ecco, di ogni singolo magistrato, chiaramente, anche perché come partecipare, come dicevate prima, quando vedere una città che diciamo ricca di lapidi e di reduci, perché molti reduci purtroppo bisogna chiamarli così oltre che eroi, così è una città che comunque è piena di orgoglio, è una città piena di rassegnazione, una città che ha subito bombe, ha subito stragi. Io non so se è una città, come dicevamo prima, assuefatta, ma se è ancora una città in grado di cercare la legalità. Io non so se i palermitani hanno ancora voglia o hanno ancora la forza di cercare una legalità dopo che ne hanno viste e ne vedono di tutti i colori. Dove la cercano questa legalità? Quando attraversano le strisce pedonali o quando protestano contro un clacson, magari nemmeno più contro queste iniziative stradali o questi diritti stradali, forse hanno più voglia di protestare. Quindi tu pensi che ci sia più rassegnazione che orgoglio in questi palermitani? Beh, in questo momento credo che la questione, io non voglio assolutamente giudicare il modo di vivere le stragi a Palermo da parte dei palermitani, anche per un semplice fatto, una semplice considerazione: loro l'hanno vissute quei momenti sulla propria pelle, e quindi a volte è difficile comprendere a fondo come si vive oggi. Ognuno ha un modo suo di vivere quell'orrore. Io spero che non ci sia questa assuefazione, spero che sia maggiore la voglia di verità e giustizia, e spero anche che il prossimo anno, in occasione del 25esimo anno di commemorazione delle stragi, possiamo essere di più in strada, possiamo essere di più a ricordare i nostri martiri, possiamo essere di più a chiedere verità e giustizia, perché alla fine di questo si tratta, oltre che onorare la memoria appunto dei martiri come dicevi tu in precedenza. Spero appunto che non ci sia rassegnazione. Ho il sospetto, ho il timore che questa rassegnazione ci possa essere nel momento in cui più si va avanti, più ci si rende conto che la verità è negata, che la verità ancora non è stata fatta, che ci sono tantissimi buchi neri e ancora di peggio, appunto le ultime vicende che riguardano l'universo antimafia portano poi a far pensare insomma che ci sia tanta gente che in realtà con l'antimafia ha creato uno scudo, che poi dopo l'ha fatto per perseguire scopi personali e non per altro. E questo è sicuramente un dato che pesa e incide sulla opinione pubblica, poi ovviamente se ne vedono i risultati. Ma ecco, tornando ai discorsi dei relatori, particolarmente accorati e intensi sono stati gli interventi di Salvatore Borsellino e di Antonio Ingroia. Salvatore Borsellino ha addirittura reso pubblico il suo timore di non riuscire a vedere verità e giustizia sino a che sarà con noi, nel senso sarà in vita. Noi ci auguriamo che questo non sia, ma è possibile secondo te, Aaron, che non si giunga mai a mettere veramente in luce quelle che sono state le reali dinamiche? Perché ad esempio con la sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta si è fatta
scusami, si è fatta estrema chiarezza, come dicevamo all'inizio, su quelle che sono state le logistiche, ma non su quelli che sono gli interessi o le cointeressenze, lo ripeto, che hanno portato poi alle stragi, perché partiamo da Capaci, ma poi, come ben sappiamo, la storia ci insegna, sono seguite tante altre stragi, tutte riconducibili ad una stessa logica di terrore messa in atto da Cosa Nostra. È mai possibile che non si debba arrivare a capire quali sono stati poi i veri o gli altri mandanti? Beh, il problema è che dietro a quelle stragi del 1992, così come anche quelle del 1993, ci sono tanti dubbi che sono irrisolti, che sono rimasti risolti. La presenza di mandanti esterni, il coinvolgimento di mandanti esterni e forse anche esecutori esterni, mi viene da dire, a Cosa Nostra, resta sullo sfondo, purtroppo. Non è stato ancora chiarito, perché questo è un processo che vedeva alla sbarra solamente i mafiosi. Le indagini, la procura di Caltanissetta stessa ha detto che continua a cercare i mandanti esterni, che addirittura ci sarà già annunciato un Capaci Ter, sì. Quindi anche dove inserire, diciamo, questi capitoli, o comunque cercare di sviluppare e portare avanti questi aspetti. Il processo Capaci Bis è importante, come dicevi te prima, per quanto riguarda la comprensione, diciamo, di alcuni i frammenti di verità per quanto riguarda il reperimento di una parte dell'esplosivo che è stata portata da Spatuzza, e quindi il coinvolgimento nella strage in qualche maniera del gruppo mafioso di Brancaccio, anche dal punto di vista materiale. Per questo sono stati condannati Salvatore Madonia, Lorenzo Tignirello, Giorgio Pizzo, Cosimo Lonigro. Per quanto riguarda Brancaccio in sé, Salvatore Madonia viene condannato in quanto ritenuto comunque membro, o invece di suo padre, membro della cupola che poi ha portato alla condanna a morte, diciamo, di Falcone e Borsellino, quindi un coinvolgimento da questo punto di vista. Per quanto riguarda la verità su Capaci e su Via D'Amelio, dicevo, i dubbi restano tantissimi. Ancora non sappiamo, ci sono delle perizie che sono state fatte sull'esplosivo e da parte anche dell'FBI americana, che ravvisano presenza di Sentex. Ci sono delle perizie, sono stati usati 400 kg di tritolo a Capaci per far saltare in aria quella autostrada, e ci sono tanti, ci sono dei pentiti che non hanno per come hanno descritto, diciamo, i pentiti, i collaboratori di giustizia, l'esplosione, quello che loro hanno fatto per creare l'esplosivo. Addirittura si può pensare che non è stato messo quindi solamente l'esplosivo da parte dei mafiosi, ma anche da qualcun altro. Perché quella è sicuramente stata un'esplosione perfetta a Capaci da questo punto di vista. Quindi di fatto, per quanto riguarda la strage di Capaci, ci sono tanti elementi, sono stati trovati dei numeri di telefono anche di soggetti appartenenti ai servizi segreti nel luogo della strage, dei bigliettini con questi numeri di telefono, sono stati visti dei soggetti da alcune persone nei giorni precedenti che armeggiavano comunque lungo il viadotto con dei vestiti inusuali, e non erano, si sa che non erano tecnici dell'autostrada, perché comunque nessuno in quei giorni faceva dei lavori in base alle ricerche che ha fatto la procura. Ci sono state delle cose strane, insomma, attorno alla strage di Capaci, e lo stesso si può dire sicuramente della strage Via D'Amelio. Ricordiamo lo stesso Spatuzza, che è stato riconosciuto attendibile ormai da più procure, e ci parla e ci racconta della presenza di un uomo che non era Cosa Nostra all'interno del garage a Villa Ceballos, dove è stato caricata la Fiat 126, è stata caricata di esplosivo.
Quindi insomma non finisce qui il processo su Capaci, sicuramente avrà un seguito. E ecco, tanto per dare un'idea ai nostri ascoltatori che magari non hanno avuto la possibilità di andare sul sito di antimafia2000.com e leggere il relativo articolo del quale cito il titolo naturalmente, Strage di Capaci, quattro ergastoli, assolto Tutino, di Miriam Cuccu. E verso il termine dell'articolo vado a leggere per non sbagliare nulla. Secondo Lia Sava, procuratore di Caltanissetta facente funzioni, la ricerca della verità non può finire qui. Gli spazi sulle cointeressenze di chi poteva avere interessi coincidenti con Cosa Nostra possono ancora essere sviluppati, aveva detto al termine della requisitoria. Per questi aspetti, ancora tutti da esaurire, aveva quindi annunciato, potrebbe esserci un Capaci Ter, precisando però che la pista ancora tutta da chiarire sui mandanti esterni nulla toglie, nulla aggiunge a questo processo e alle posizioni degli odierni imputati. Quindi abbiamo compreso che questo processo ha messo in chiaro quelle che sono le responsabilità, degli imputati, ma naturalmente non chiude la possibilità che ci siano degli sviluppi futuri. Questo voglio dire, lo dico per sottolineare che non è il caso di perdere la speranza, perché naturalmente Salvatore Borsellino ha visto morire suo fratello in una maniera drammatica. Tutti i familiari, lo ricordiamo, delle scorte, non dimentichiamo, Emanuela Loi è tornata nella sua Sardegna in una scatola di scarpe, quindi voglio dire, le ferite sono aperte e sono brucianti per tutti quanti. Per cui un'attenzione e soprattutto una dedizione quale la vostra sicuramente sono utili affinché tutto questo non finisca nel dimenticatoio. Per cui dobbiamo comunque continuare a nutrire delle speranze, ma soprattutto a approfondire tutto il nostro impegno, perché non cali il silenzio, perché vedo che c'è tanta voglia di mettere a tacere, di non far sapere. Molte volte proprio con te, Aaron, abbiamo discusso del silenzio dei media rispetto a questo processo, quindi è importante invece mantenere alta l'attenzione. Cambiando un attimo argomento, ma non tanto, arriviamo un po' ai fatti di cronaca che si sono susseguiti in questi giorni. Non abbiamo veramente avuto respiro, Aaron, siamo passati da un attentato, da una strage all'altra, e partiamo addirittura dai primi di luglio, quando ci sono stati 130 morti in due attentati jihadisti a Baghdad, al 6 di luglio 250 morti per un altro attentato a Baghdad, la sparatoria a Dallas, tutti gli avvenimenti che sono accaduti poi di seguito, partendo da Nizza col camion che ha fatto strage di passanti, di viandanti, in Germania il 17enne afghano che ha ferito 5 persone su un treno a colpi d'ascia. Insomma, Aaron, tutta una serie di episodi che ci lasciano davvero senza fiato. Ti chiedo, per poi discutere insomma nello specifico, ma ti chiedo, all'interno di questo quadro come si inserisce, perché sicuramente si inserisce poi l'attività di Cosa Nostra o comunque delle criminalità organizzate, trovano spazio immagino in questo genere di situazioni? Ma per quanto riguarda le criminalità organizzate non so quanto spazio trovino nell'organizzazione di attentati. No, forse nell'organizzazione in quanto anche, tale sicuramente no, però ecco. No, nell'organizzazione in questo stato di cose. Non so se la criminalità organizzata italiana, il nostro sistema criminale italiano, comunque la nostra organizzazione criminale, in questo momento è abbastanza alla finestra, come siamo tutti quanti noi, di fronte a un sistema organizzato di potere che presumibilmente è uno scenario più grande. Noi possiamo pensare che sia informata in quanto queste organizzazioni criminali, questi sistemi di potere tra di loro comunque in qualche maniera dialogano, e se sono ancora esistenti in tutti questi anni, così come è stato in passato, penso allo sbarco degli americani
in Sicilia è stato organizzato, è abbastanza sufficientemente provato che di fatto è avvenuto anche con l'appoggio di Cosa Nostra. Quindi immagino che ci siano delle operazioni di dialogo tra, di fronte a queste situazioni a livello planetario mondiale. Non so se veramente le organizzazioni criminali entrano in questo progetto, in questo piano. Allo stato io registro un dato, che in Italia ancora non è successo nulla. Ecco. Non lo so, non posso sapere se le ultime notizie dicono che le nostre forze dell'ordine, comunque, che sono sicuramente all'avanguardia dal punto di vista, per quanto riguarda la lotta al terrorismo, rispetto a quelle europee, a quelle straniere, lotta al terrorismo e lotta alla criminalità organizzata, sono all'avanguardia per il semplice fatto che sono più abituate a un tipo di lotta in questo senso. Noi abbiamo, è la nostra storia che ce lo insegna, noi abbiamo avuto le criminalità organizzate, noi abbiamo avuto le brigate rosse, le versioni nere, il terrorismo nero, di tutti i tipi. Quindi da questo punto di vista forse noi abbiamo più anticorpi rispetto ad altri stati dove fino all'altro ieri neanche sapevano che cos'era Cosa Nostra, che cos'era mafia, che cos'erano cose di questo tipo. Penso alla Germania, quando ci fu la strage di Duisburg, che l'ha scoperto solamente nel 2007 di fatto che esisteva la criminalità organizzata anche da loro. E oggi alla stessa maniera ci troviamo a scoprire queste cellule terroristiche o presunte tali, perché qui dovremmo metterci d'accordo fino a che punto vengono lasciate libere o chi finanzia, dovremmo capire chi finanzia queste persone, o quanto queste sono anche frutto di follia personale. Certo è che allo stato attuale tutto quanto il mainstream sta riposizionando tutti i fatti che avvengono subito, li riconduce a terrorismo islamico o presunto tale, e questa è una situazione che a mio avviso si inserisce chiaramente in un contesto dove si stanno preparando i presupposti per una nuova guerra a livello internazionale, di tipo, perché no, mondiale, dove ci sarà l'Occidente che si troverà a lottare e a combattere contro il terrorismo, contro il Medio Oriente e poi in futuro con chi altri. Insomma, le prove generali le abbiamo viste in Turchia, con quanto accaduto in Turchia, perché quello che abbiamo saputo, per carità, il presidente turco Erdogan in questo momento sta facendo dei rastrellamenti anche oltre al lecito, però al tempo stesso quello che è accaduto in quel tentativo di golpe è un dato di fatto, e penso che sia sotto gli occhi di tutti che vi sia stato un colpevole silenzio da parte di tutti quanti gli stati occidentali, molti dei quali hanno espresso la propria solidarietà, il proprio appoggio al governo turco di Erdogan a golpe quasi sventato. Questo mi è indice, a mio avviso, di una, in qualche modo, di un coinvolgimento sicuramente da parte delle forze della NATO, o comunque più che un coinvolgimento, un appoggio e sostegno ai rivoltosi. Insomma, se fosse caduto il golpe, ecco. Però Aaron, scusami, prego. Pronto, Aaron? Sì, sì. Senti, ecco, in questo purpurì di considerazioni, mi viene da dire, da farne una, che non credo sia molto così peregrina. Noi stiamo vivendo un accordo Stato-mafia, un momento in cui l'Italia, la malavita organizzata italiana e i politici corrotti hanno vissuto e vivono, credo che vivano ancora, un momento di accordo, cioè l'accordo Stato-mafia. E una struttura come la nostra, che è così brava nello stabilire accordi in patria, credo che non abbia difficoltà a stabilirlo anche fuori. Non abbiamo mai visto forze di attacco o forze di pronto intervento italiane liberare ostaggi o liberare o fare azioni che magari altri stati hanno tentato di fare. A noi piace stabilire gli accordi, stabilire dei contatti e magari con questi accordi cercare di ottenere dei risultati. Questo mi potrebbe far pensare che questi accordi li cerchiamo dovunque. Tu che ne pensi? No, questo sicuramente è possibile. Io credo comunque che dal punto di vista delle logiche internazionali
entrano anche altri tipi di interesse, insomma, ecco. Il nostro, per quanto riguarda, se ho capito bene, comunque noi fondamentalmente abbiamo degli anticorpi, abbiamo sicuramente anche dei rapporti più stretti con le criminalità organizzate, proprio hai usato il termine, abbiamo l'abitudine a trattare, perché l'abitudine comunque la propensione. È storia che di fatto noi abbiamo avuto tante fasi in cui con certe organizzazioni criminali abbiamo fatto più affari, stretto accordi, come hai capito tu, che non fatto la guerra quella vera. E questo vale dal spesso queste strutture vengono utilizzate anche per destabilizzare il paese. Io penso a colpi di stato del passato, tentati, non riusciti, che hanno proprio cercato di avvicinare Cosa Nostra, avvicinare l'Ndrangheta. Penso al 1970, quando il principe Junior Valerio Borghese voleva sovvertire le sorti del paese, del nostro paese, e andò a parlare con la mafia, ma la mafia all'epoca disse no, non decise di non partecipare al golpe, tanto che, e in questa maniera il golpe fallì. In altri accordi, quando invece l'accordo con e questo è un dato interessante, quando invece l'accordo con lo Stato è stato raggiunto, penso appunto allo sbarco degli americani, ecco che il golpe di Stato, tra virgolette, è riuscito e quindi c'è stato lo sbarco. Per quanto riguarda la nostra storia, per quanto riguarda l'estero, secondo me le logiche sono molto complesse. Mi dispiace che al momento ancora non siamo collegati o non si è potuto collegare Marco Grilli. È con noi, fosse, infatti, no, è riuscito sì a collegarsi. Me riesce a dare una chiave di lettura corretta rispetto a certe dinamiche, in quanto appunto io mi occupo d'altro dal punto di vista del proprio dell'informazione giornalistica. Sì, no, diciamo che con te era interessante comprendere quanto e come magari i sistemi criminali integrati possano inserirsi in dinamiche di questo tipo. Con Marco, adesso che è giunto in linea, ciao Marco, ben trovato. Buonasera, benvenuto a tutti, e grazie per quella che ormai si definisce l'endorsement da parte di Aaron. Ciao. Dobbiamo ciao dire. Con te, Marco, infatti vorremmo capire un po' più quello che sta accadendo. Tutti quanti ormai bollano qualunque cosa accada come un attentato terroristico attribuito all'ISIS. Hollande ormai parla apertamente di guerra, dice che siamo in guerra. Di contro abbiamo un altro capo di Stato come Papa Francesco che sollecita invece ad un atteggiamento diverso, ad un atteggiamento più calmierante, più dialogante, diciamo. Ecco, ma secondo te, in base alle tue osservazioni, in base alle tue deduzioni, stiamo veramente assistendo ad una messa in scena, nel senso stanno creando i presupposti affinché venga individuato un nemico contro il quale l'Occidente si deve scagliare? Intanto per cominciare va detto questo, sostanzialmente, che la fobia degli attentati che ormai sta prendendo tutti quanti è ormai in larga parte organizzata. In più, anche quelli che non fanno parte dell'organizzazione o di questa associazione dell'Inquire per l'organizzazione del terrore, ormai continuano a respirare quest'area e a riproporla, per cui girate qualsiasi canale televisivo più o meno a qualsiasi ora, a qualsiasi livello, sia locale sia nazionale, c'è sempre qualcuno che parla di questo argomento, unitamente agli sbarchi, ai migranti morti in mare. Perché? Perché tutto ti deve mettere, come dire, in soggezione, dare questa sensazione di guerra, di conflitto continuo. La Turchia è l'ennesimo atto, e oltretutto stiamo assistendo all'instaurazione di una dittatura o di un sultanato, se preferite, visto l'origine. Viste le modalità, verrebbe esattamente spontaneo dire questo. E sultanato in questo caso fa anche casualmente rima con califfato, visto che si sa che Erdogan, in un modo o in un altro, ha appoggiato i movimenti di Daesh, per cui voglio dire, non è che ci siano grandi cose di cui stupirsi.
In più, respirare questa atmosfera di terrore contribuisce ad amplificarne sicuramente gli effetti. E non ci dimentichiamo che l'ultimo attentato, leggiamo Monaco, al centro commerciale Olympia, attribuito a tre terroristi, alla fine era qualcosa che rimane ad un ragazzo diciottenne vittima di bullismo nella sua infanzia durante l'adolescenza, che era un anno che pianificava questa strage avendo in mente di colpire qualcuno in particolare, poi alla fine ha preso chi c'era sostanzialmente, quindi ha ammazzato 9 persone, per non sbagliarsi ha ammazzato anche se stesso. Quindi tutta quest'area di terrore a che cosa serve? Serve semplicemente a fomentare la popolazione, a terrorizzarla, ma non nel senso di farle temere qualcuno in particolare, ma di creare l'occasione per poter andare poi a creare conflitti in giro per il mondo. E attenzione, la Turchia, membro in pectore dell'Unione Europea, attenzione ancora, membro in pectore della NATO, o se preferite non tanto in pectore perché fondamentalmente c'è già dentro con tutti i piedi e le mani anche, è un paese, ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto sull'articolo 5 del patto atlantico. Ecco, la Turchia è una di quelle che potrebbe additare qualsiasi nazione come nazione che la sta attaccando o che la minacci, e quindi invocare l'aiuto di tutta la coalizione NATO. Voi vi pensate che dobbiamo andare in guerra perché un pazzo di nome Recep Tayyip Erdogan si sta inventando che vuole fare la guerra a qualcuno? Vuole togliersi o degli alleati scomodi, oppure semplicemente vuole creare l'occasione per poter proliferare oltre i propri confini? Quindi, certo. Oltretutto il problema qual è? Che stante questo bombardamento mediatico sull'argomento, che è giusto anche ci sia perché il pericolo di guerra c'è, oltretutto la guerra stessa rischia di essere molto più imminente, ma non a carattere locale, a carattere globale, di quanto non si pensi, ma contribuisce a anche, come dire, questa continua pronuncia di Daesh o del Califfato o di al-Baghdadi o chiunque giri intorno a questa storia, contribuisce a rinforzarne il mito, quando invece Daesh era praticamente in ritirata. Non so se vi sia capitato di fare questo tipo di riflessione. Sì, in effetti quando l'attenzione sembra calare, all'improvviso accade un qualche avvenimento che riporta le nostre menti a quel tipo. Diventa di scottante attualità, anche perché voci di corridoio, tra le altre cose, dicono che se Daesh è una creatura in parte degli Stati Uniti, in parte dell'Arabia Saudita, in parte anche dei servizi segreti israeliani, nonché dell'immancabile CIA, sembra che all'interno stesso della Central Intelligence Agency ci siano due correnti ormai, come se ci fossero due fazioni che si combattono, per cui una è pro destabilizzazione, l'altra invece vorrebbe tirare i remi in barca. Questa è un'altra delle, diciamo, delle voci di corridoio che girano. Io ho imparato nella mia pur breve esistenza che le voci di corridoio hanno sempre un fondo di verità. Quanta ce ne sia, staremo poi a vederlo, però intanto c'è. Oltretutto, e torniamo a bomba sul discorso, giusto per stare in tema di guerra, sul discorso della Turchia, l'amico Erdogan cosa ha fatto? Probabilmente, se proprio non ha sfruttato quello che è stato il tentato golpe, se l'ha addirittura creato ad arte, perché in questo modo ha riottenuto la legittimazione a furor di popolo, ha potuto cominciare le epurazioni che sognava di fare da tempo, perché ragazzi qua stiamo parlando praticamente tra una balla e un'altra di quasi, anzi di più di 8.000 persone coinvolte, cioè non si è mai vista una roba del genere, 8.000 persone fatte fuori civilmente e forse anche fisicamente, oppure e o fisicamente, che erano tutti oppositori del regime in un modo o in un altro, blandi, moderati, civili, intellettuali, magistrati, cioè c'è dentro di tutto di più a qualsiasi livello. Poi ha potuto additare il suo mortale tra virgolette nemico, che sta tra le altre cose oltreoceano in Pennsylvania, Gulen,
e quindi non gli par vero, lui può sfruttare la situazione a suo vantaggio. In più, come membro della NATO, può anche permettersi di dire: ah, guarda che Assad mi sta sulle scatole, sai cosa facciamo? Facciamoci un bel giretto, andiamo a ripulirlo un pochettino. Se non fosse che ha riavvicinato Putin. Per cui, e qua torniamo a un altro argomento di scottante attualità, l'amico Vladimir si ritrova di nuovo al centro del mondo senza muovere un dito. Questo è quello che si chiama saper giocare a scacchi. E Vladimir Putin non è esattamente uno stinco di santo, eh? Non è esattamente l'uomo da osannare quanto a rispetto dei diritti civili, però in questo momento è l'unico vero capo di Stato riconosciuto a livello mondiale, perché pur non essendo un dittatore puro gode di più del 70% del consenso pubblico, che è una percentuale, quella che si potrebbe definire un consenso bulgaro, come si definiva ai vecchi tempi. Esatto. Quindi altro capo di Stato acclamato a furore di popolo senza aver bisogno di costruirsi attentati, di costruirsi golpe, di costruirsi nemici che lui sicuramente ha, ok? Ed è quello che comunque, con tutto quello che si dice Russia in crisi, comunque in un modo o in un altro continua a mantenere l'attenzione altissima sulla Russia come territorio, come base, contenitore di materie prime e come partner commerciale per tutto il mondo, signori. Ok? La Cina non gode comunque dello stesso prestigio, anche se in questo momento è la prima economia a livello mondiale, ma l'importanza strategica e soprattutto militare che ha la Russia nemmeno gli Stati Uniti se la possono sognare in questo momento, perché all'interno del territorio degli USA stesso abbiamo la lotta per la presidenza tra due cerebrolesi, abbiamo correnti di pensiero all'interno degli stessi partiti che dovrebbero sostenere i propri candidati, un presidente uscente che non è riuscito a realizzare quello che avrebbe voluto fare, ma purtroppo si è ritrovato a fare il fantoccio per la maggior parte del tempo, e adesso la cosa più bella che gli potesse capitare è quella di non poter rinnovare il mandato e di andarsene fuori con tutti gli onori del caso, tra parentesi, quindi anche quello ha vinto un terno al lotto, lo mettono in una bella tenuta a spese dello Stato, con sicuramente un vitalizio che non gli farà mancare assolutamente nulla, con le guardie del corpo e tutto quello che ci va dietro, e non si dovrà più preoccupare di accontentare i potentati, perché tanto se ne potrà vivere di rendita, quindi anche quello è sistemato. Adesso vedremo. Prego, finisci. No, prego Ugo, dimmi. Ti volevo chiedere, la Turchia premeva e tanti dei paesi europei hanno fatto o facevano a gara, non meno il nostro, per foraggiare l'ingresso del loro paese nella Comunità Europea. Questa iniziativa, che credo adesso abbia perso di mordente, di interesse, poteva essere un motivo per cui è successo quello che è successo? Ma diciamo che qualcuno aveva interesse a creare questa situazione, perché credo che adesso la Comunità Europea, entrare nella Comunità Europea per la Turchia sia diventato un problema. Beh, potrebbe esserlo, se non fosse che ricordiamoci sempre ci sono sempre gli interessi preeminenti degli Stati Uniti che, volenti o nolenti, all'Unione Europea dicono ancora che cosa fare, okay? Quindi questa confusione che si... lì. Sì. Poi piccola menzione va fatta alla piccolissima erogazione a tranche da parte dell'Unione Europea verso la Turchia per la gestione dei migranti. Quindi adesso abbiamo un doppio problema. Abbiamo intanto un pazzo furioso che finalmente ha gettato la maschera, perché fino a un annetto fa ancora continuava a essere una figura pseudo moderata. Dall'ultima rielezione ha cominciato a cambiare faccia. Adesso siamo arrivati al discorso del golpe con tutte le epurazioni di Stato diventate ormai, perché sono più che giustificate da lui, visto il discorso del golpe. Quindi proprio gli hanno consegnato, come dire, la testa di Marco Antonio su un piatto d'argento. E quindi adesso abbiamo un doppio problema, perché questo signore qui, siccome non sa che pesci pigliare, tra virgolette, tenta di fare i corni agli Stati Uniti andando a ingraziarsi Putin. Questi dall'altra parte devono prendere in mano la situazione, perché se lui cambia partito cominciano ad esserci parecchi fastidi, perché comunque è pur sempre membro della NATO, anche se non è nell'Unione Europea.
E permettetemi di cogliere l'occasione per ricordare a tutti che l'Italia sarebbe bene che se ne andasse fuori dalla NATO, perché altrimenti ricordiamo che esiste il comitato una guerra non NATO, sì, sì. Del chi quale tra le altre cose alternativa a, diciamo, nella persona in particolare di alcuni esponenti è parte e sponsorizza. Quindi ogni occasione è buona sostanzialmente per ricordare alle persone che sì, effettivamente il pericolo di guerra esiste, ma non dobbiamo respirare solo quella. Per quanto poi riguarda, scusatemi, il riferimento si faceva prima alla figura di Papa Francesco, che chiaramente invoca la pace, beh, Papa Francesco nel suo ruolo non è che si possa mettere a dire dobbiamo andare a staccare la testa a Erdogan, dobbiamo tagliare i finanziamenti alla CIA, che sicuramente ha interessi anche nello IOR, ma questo è un altro discorso. E perché se tanto mi dà tanto CIA mafia legate, i finanziamenti occulti da qualche parte devono andare a finire, non vanno tutti in Svizzera sicuramente o alle Gran Cayman, ma probabilmente vanno a finire anche nello IOR, e ricordiamo sempre che lo IOR ha negato il permesso di verificare attraverso la rogatoria che cosa ci fosse e che cosa non ci fosse. E oltretutto Papa Francesco è un gesuita, non è un templare, o perlomeno non mi risulta che lo sia mai stato, e non è neanche quella che era una figura storica e anche letteraria, che era Armand Jean du Plessis, meglio conosciuto come il duca e cardinale Richelieu, che era un vescovo guerriero, tra parentesi, non molti lo sanno, ma era una figura guerriera assolutamente. E quindi chiaramente lui invoca la pace dal suo balcone, perché cosa vuoi che faccia sto poro Cristo? Più che usare i servizi vaticani per fare determinate cose, non ha il potere di fare altro, anche perché lo vedo francamente fortemente limitato dalla secolarizzazione della sua chiesa e dagli incentri di potere che si sono creati all'interno della curia, soprattutto quella romana. Lasciamo stare poi i tentacoli internazionali. Qui Aaron penso che potrebbe darmi una generosa mano, francamente. Quindi ne abbiamo per tutti i gusti. Noi siamo veramente circondati, rendiamoci conto. Difatti è una situazione davvero molto molto difficile, che nulla ha a che vedere con la religione, come spesso ci viene venduto. Le dinamiche e le logiche sono ben altre. C'è qualcheduno che ha interessi fortissimi a che questo conflitto diventi non più a macchia di leopardo, ma uniforme nella sua distribuzione, per cui i motivi tu stesso li hai illustrati durante precedenti trasmissioni, ma sembra che ormai ci sia una corsa alla realizzazione di questo progetto. Consideriamo, ripeto, che gli avvenimenti sono al minuto, non sono più neanche quotidiani, sono davvero al minuto, per cui è una discesa libera oramai. E stavo pensando una cosa prima, tra le cose mentre parlavi, adesso ho avuto un attimo di lapsus, come di dire, buio. Di buio, sì. Ma è vero, siamo no all'ordine del giorno, ma veramente alla mezza giornata, per non dire effettivamente al minuto, ne viene fuori una ogni secondo. Sì. Ricordiamoci che noi siamo terreno di battaglia anche per il problema migratorio, perché alla fine tutta sta gente che fugge, per dove passa se addirittura non pensa di potersi fermare? E poi volevo aggiungere un'altra considerazione a livello, se volete, spirituale, cioè quale guerra può essere combattuta o scatenata in nome di Dio? Assolutamente. Siamo nell'alveo della follia umana. Sono state commesse le peggiori nefandezze. Sì, la Chiesa cattolica ne sa qualcosa. Appunto. Sì. La nostra storia, insomma, di cattolici la dice lunga. Sì, infatti ogni tanto ammetto di avere qualche piccolo imbarazzo a definirmi cattolico di grande serenità. No. Fortunatamente posso fruire, come dire, dell'aggettivazione di cristiano. Almeno questo mi salva un pochettino. Esattamente. Sì, la situazione è fortemente instabile. Tra le altre cose, oggi leggevo un post che mi è arrivato sempre per vie traverse. Sostanzialmente sembra che durante uno degli ultimi attentati
una delle figure che fosse vicina o in grado di monitorare l'azione era una persona vicinissima ai servizi segreti israeliani. Allora, che Marco, non so se, ma sono stranamente scomparsi, vero? Sono stranamente, non se ne parla più, non so cosa è successo. Io so che quando mio figlio vuole combinare qualche marachella sta lo zitto. Fa in silenzio, ok? Quindi quando lo senti parlare, poi a un certo punto sta muto per un minuto, devi aspettarti ne il sta peggio combinando e se non lo hai sotto il naso, sì, perché sta combinando qualcosa in giro per casa, ecco. Io credo che con le dovute proporzioni la stessa cosa valga per questi signori, ecco. Per non parlare del fatto che poi, tra le altre cose, dietro le più grosse banche a livello statunitense, torniamo sempre nel territorio degli Stati Uniti, che a quanto pare, non che l'Inghilterra faccia eccezione, anche se in questo momento anche lì si stanno aprendo delle porte un po' diverse, la lobby ebrea è una delle più forti e dietro al gruppo Bilderberg ci sono comunque degli esponenti di antiche famiglie ebree. Sì. Che nulla, quelle sono ormai sopra qualsiasi cosa, sopra ogni conflitto, sopra ogni crisi. Quella è gente che non ha problemi, anzi l'unico problema che è quello di poter creare disordini per poter incrementare il proprio livello di potentato, e questo sulla scena internazionale. Queste ormai sono cose che si sanno, che la gente fa finta di non vedere o non sentire, ma che si sanno perché ormai le notizie cominciano a circolare. Certo. Tra le cose, il gruppo Bilderberg, che era formato da 9 persone, era stato una delle ultime volte che si è riunito proprio a Roma. Li hanno beccati mentre andavano in albergo a fare la riunione. Le loro riunioni annuali, sì. Sì. E quindi ormai l'esistenza di questo gruppo è nota a livello mondiale. Peccato che dietro queste persone ci siano altre persone, questi sono 9. Ma sono 9 persone che muovono il mondo, fondamentalmente. Sono più gli esponenti, poi naturalmente sì. Ci sono le varie diramazioni, le varie periferiche, mi viene da dire, in mezzo c'è di tutto, ivi incluso, certo, la massoneria. Certo. Anzi. Sono le 19:35 purtroppo. Io lo dico con rammarico perché questa è l'ultima trasmissione della stagione. Ci fermiamo ad agosto e riprenderemo naturalmente a settembre. Desidero informare gli ascoltatori che al termine della nostra diretta verranno mandate in onda 2 interviste che abbiamo realizzato a Palermo tra il 18 e il 20 di luglio. La prima che andrà in onda è quella a Mimmo Delisi, che è l'assistente sociale del centro Padre Nostro e il coordinatore delle attività del centro, quindi colui che organizza tutte le attività che vengono proposte ai ragazzi, alle mamme, perché questo è un centro aperto a chiunque, agli anziani, per cui la sua poi è un'esperienza particolarmente interessante perché è stato proprio un ragazzo del beato Pino Puglisi, quindi la sua è un'esperienza vissuta in prima persona con padre Pino Puglisi. A seguire verrà mandata in onda l'intervista realizzata a Salvatore Borsellino nella casa di Paolo. Ricordiamo, l'antica farmacia della famiglia Borsellino è stata ristrutturata da Salvatore senza l'impiego di fondi pubblici, ma con le sole forze delle agende rosse o comunque di coloro che hanno voluto contribuire. Un lavoro enorme, ve lo posso garantire, l'abbiamo visto, e considerare che quella era una carrozzeria e vedere cosa Salvatore ha realizzato è stato un lavoro enorme. Grande impegno anche da parte dei volontari, ce ne vorrebbero decisamente di più perché i bambini e comunque le situazioni della calza non sono particolarmente distanti da quelle di Brancaccio. Certo non abbiamo magari lo stesso degrado strutturale, ma le difficoltà sono enormi per la popolazione di quei quartieri. Quindi vi invito, ascoltatori, a rimanere in ascolto perché sono 2 interviste davvero molto interessanti e soprattutto molto coinvolgenti. Perdonami Marco se ti ho interrotto in questa maniera così brusca, ma mi sono resa conto solo adesso dell'orario e so che questa sera dobbiamo chiudere
dobbiamo essere puntuali nella chiusura. Ti ringrazio, Marco. Nessun problema, ringrazio io voi perché permettendomi di intervenire in trasmissione mi fate uno dei più bei regali che si possa fare a una persona, cioè permettermi di comunicare con gli altri. È reciproco, Marco, e spero che quello che noi facciamo sia utile soprattutto a chi ci ascolta. E naturalmente con te ci diamo appuntamento a settembre per la nuova stagione. Ringraziamo Aaron Pettinari, la nostra roccia, davvero sempre presente, sempre disponibile, caporedattore di antimafia2000.com. grazie Aaron, grazie davvero. Grazie a voi, buona serata a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie per essere stato tante volte con noi e per averci aiutato a comprendere quello che nessuno ci vuole far comprendere. Grazie soprattutto al nostro regista, a Rosario Moreno, che mi permetto di definire uomo illuminato e libero. Grazie Rosario. Grazie, questo illuminato e libero mi piace. Sì, perché non tutti, anzi poche persone hanno il coraggio di fare quello che fai tu e soprattutto la determinazione. Salutiamo virtualmente Massimo Bonella, che non è con noi questa sera, il responsabile di pianetaoggitv.net. naturalmente diamo un appuntamento a settembre anche a lui, e soprattutto lo diamo a voi ascoltatori. Vi ringraziamo per averci seguito anche per questa stagione, ringraziamo soprattutto coloro che non l'hanno fatto, fiduciosi che lo faranno da settembre. Speriamo di avervi reso un servizio, speriamo di esservi stati utili e speriamo in una vostra maggiore partecipazione il prossimo anno. Le nostre chat sono aperte, i numeri sono a vostra disposizione. Vi garantiamo la realizzazione della pagina Facebook per settembre per entrambe le trasmissioni, di modo che la comunicazione possa essere più rapida, e vi diamo appuntamento sempre alle 18.30 andiamo a consultare il calendario, del 7 settembre, mercoledì 7 settembre alle 18.30, sempre in diretta su Radio Saiuz per la nuova stagione di Spazio Aperto Prima, e alle 22 per Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti, buona estate e antenne sempre dritte, mi raccomando. Caro saluto a tutti. Buona serata.